Spopola sul web il video Happy from Gela, che sinora ha ottenuto oltre 12.000 visualizzazioni, realizzato per promuovere la prima edizione della Notte Rosa, che si terrà sabato 21 giugno nel centro storico della città del Golfo, da Corso Aldisio sino a Corso Vittorio Emanuele, in occasione del solstizio d'estate. Un evento promosso dal comune di Gela per puntare i riflettori sulle problematiche del mondo femminile per dire no alla violenza sulle donne. L'idea nasce dalla grande partecipazione che c'è stato nelle ultime notti bianche, da lì proprio l'idea di fare una cosa nuova, originale, appunto è l'unica notte in rosa, praticamente l'unica notte in Italia dedicata interamente alla donna, al tema della donna. E, tra l'altro la novità rispetto alle altre notti bianche è che il tema appunto della donna, ma anche il percorso, non sarà più soltanto il corso Vittorio Emanuele interessato della Notte Rosa, ma sarà interessato tutto il percorso che va da Palazzo Favitta al museo. La Notte Rosa è una notte impegnativa, stiamo parlando di 3 chilometri di spettacoli, cultura, sport, avremo appunto un convegno che poi l'assessore Cassarà farà e presenterà, che avrà appunto come tema la donna, e quindi quello che noi diciamo è un evento così importante che non può avere degli organizzatori, non può avere dei promotori, in realtà la Notte Rosa è di tutti e quindi ogni cittadino deve sentirsi organizzatore di questa Notte Rosa, deve inventarsi qualcosa per la Notte Rosa, lo stanno già facendo i commercianti, quindi faranno nelle loro attività commerciali una scenografia che ha come tema il rosa, lo faranno gli amministratori, lo devono fare i cittadini. Circa 100 le associazioni che hanno aderito all'iniziativa, che vedrà diversi momenti di animazione, di spettacolo e non solo. Infatti sono anche previsti convegni che spazieranno dalla prevenzione dei tumori femminili allo stalking al femminicidio. A sostenere l'evento anche il Museo Regionale di Gela. Il museo è il giorno 21 giugno, è il giorno del solstizio d'estate, sembrate che è il giorno più lungo dell'anno. E ci richiama un po' quelle che sono le feste eleusine. Le feste eleusine erano delle feste che i greci dedicavano alla dea Demetra. La dea Demetra è la dea per antonomasia della donna, che si dedica alla donna, e quindi c'è una certa attinenza tra quello che il comune di Gela sta organizzando e il museo, cioè nel senso che il museo partecipa a questo per grande tradizione. Abbiamo una vasta proposta che spazia dal sociale al culturale, allo spettacolo, e quindi affronteremo diversi temi anche collaborati dalle associazioni di Gela che ci sono venuti in supporto. Prevenzione a 360 gradi, un ottimo inizio fatto per questo. Inauguriamo la stagione estiva, la notte in rosa, vi aspettiamo all'insegna delle donne.